E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video aggiornamento. Oggi andrò a cancellare due video, o più, poi controllerò, del canale che hanno avuto veramente tante visualizzazioni. Dovrò fare questo, principalmente ho un passato da hacker, come ben sapete, sì, da cheater su Minecraft. Qua sotto creiamo un server per party, la che nessuno. Specialmente iscritti, come usare le hack più potenti. Come vi ho già detto in vari video, io non cheato più da quando ho assemblato questo computer. L'ho assemblato quest'estate circa. In ottobre l'ho finito comunque. Oggi è il 6 dell'11 del 17. Andrò a cancellare questi video qui, come vi ho già detto, perché non mi piace. Non voglio più avere a che fare con il mondo dei cheat. Proprio completamente. Non voglio neanche che venga in mente a voi di iniziare a cheatare, ragazzi. Perché vi rovina il gioco, io l'ho capito per fortuna. E spero di potervi trasmettere questo mio pensiero. Che all'inizio, dato che magari avevo anche il computer, magari non era così prestante, quindi mi incavolavo e andavo di cheat per sperare di vincere qualcosa. Ve lo dico io che non è la stessa cosa che vincere una partita sudata, è una soddisfazione in più. Per questo vi invito, se avete già le hack, a disattivarle, a disinstallarle, perché sono stato bannato, come sapete, dal server Hypixel permanentemente, perché citavo quei tempi, quest'estate, quando, sì, boh, tanto tempo fa comunque. E quindi sì, io volevo portarvi anche delle serie su quel server lì, anche perché potrebbero farvi dei controlli hack e beccarvi magari dei frammenti di cheat. Quindi magari in questo video vi spiegherò anche come togliere proprio completamente un hack, un cheat. Ovviamente io non è che me ne intenda tantissimo in questo ambito, quindi non aspettatevi che sappia cosa sono gli injection, non so come li volete chiamare. Quei cheat lì proprio esterni a Minecraft. Ma ad esempio per delle versioni vi spiegherò un po' come toglierli. Allora, innanzitutto andiamo. Cioè io adesso andrò nel Creator Studio, che avevo già lì. Ci tengo a dirvi che ovviamente qui non ho cheatato. Si vedevano i CPS in alto a sinistra. Dopo due partite, perché ho riavviato Minecraft, ho messo la mod della CPS. Quindi avete tutto lì. Non sto neanche a farvelo vedere. Ecco, disclaimer: non uso più i cheat. Io cheat, bravo. Chi è che ha. Invito anche a te a non cheatare più. Quindi selezioniamo questi video. Magari lo tolgo anche questo, dai. Che laggava un casino col video, quindi. Questo è simpaticissimo, se volete andate a vederlo. Quindi noi possiamo andare. Elimina. Ah, per ora sono due video. Questa operazione non può essere annullata. 3, 2, 1. Video eliminati. Quindi da 39 che erano. Adesso siamo a 37 video. Non so se avete notato prima le visualizzazioni anche degli altri video. Poi magari ve le metterò in sovraimpressione per farvi capire che, dato che io ci tengo al mio canale, perderò tutte quelle visualizzazioni dei video, compresi i like, i commenti. Guardate, procediamo. Aggiungi. Elimina. Video eliminati. Ok, bene, quindi oggi abbiamo cancellato un totale di 5 video nel giro di 5 minuti. Ragazzi, mi sa che questo video lo dividerò in due, perché questo è più un aggiornamento. Poi domani o sempre oggi vedo se riesco a farvi vedere anche il video su come eliminare le hack più normali, client, ecco. Ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per il supporto che date ogni giorno al canale, ogni quanto. Non è successo veramente. Da quanto è che sto registrando?
ringrazio per il supporto che date al canale, di tutto quanto. Visualizzazioni, dei like, dei commenti, soprattutto dei commenti. 71, uno si è iscritto oggi. Vi ricordo comunque di lasciare una luce in su per questo video, anche per diffonderlo, magari condividetelo per fargli capire cosa penso io riguardo le hack. Adesso già da un bel po', da inizio estate, ho capito che non c'è gusto a giocare con le hack. Iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.